sono con Giulia Tagliente, tu sei architetto e ti occupi appunto, soprattutto il tuo studio è legato allo spazio urbano e alla società, come si riesce un po' a restituire anche a Verona dei piccoli spazi un po' dimenticati, inediti forse. Tu sei un'esperta di agopuntura urbana, cosa significa? L'agopuntura urbana è una pratica che cerca di sradicarsi o di allontanarsi un pochino dalla visione dei piani regolatori come elemento generatore della città e di quello che succede al suo interno, avvicinandosi di più a degli interventi puntuali mirati nelle zone magari più deboli che vogliono andare a migliorare determinate situazioni che già accadono lì. Ad esempio in questo caso, col caso del Toccati, ci siamo concentrate sulla funzione ludica, quindi sulla funzione del gioco, ma in generale l'agopuntura urbana va a intervenire in quegli spazi un po' residui della città, cercando di migliorarli a piccoli interventi, proprio come funziona l'agopuntura cinese, la pratica medica. Ecco, in particolare qua alla Toccati cosa hai portato, qual è stato il tuo contributo? Io e la mia compagna con cui ho progettato la struttura, Jessica Laufer, abbiamo deciso di progettare una unità abitativa minima per bambini, che è composta generalmente da due pareti attrezzate, abbastanza semplici a livello strutturale. Da un lato abbiamo la funzione un po' più ludica, che ha questa parete forata con cui con questi tappi si può comporre il gioco come quello dello scarabeo e quindi comporre parole, frasi, e da questo lato invece lasciare un po' più spazio alla creatività, perché l'obiettivo generale era quello di non fare un progetto che avesse un'unica funzione, ma lasciare un po' il fruitore alle sue volontà di gestirsi lo spazio come voleva, e quindi cercando di disegnare, di riappropriarsi un po' dello spazio cittadino. Dall'altro lato invece abbiamo la funzione un po' più urbana, quindi è anche un po' più adulta, diciamo, dove ci sono questa mensola per il book sharing, il tavolo per giocare alla dama e questi teli che possono essere utilizzati proprio per quello che l'agopuntura urbana è per noi, ovvero riappropriarsi dello spazio urbano, della città, e quindi prendere questi teli e decidere di sedersi, appropriarsi dell'erba, dei giardini, e questo è quello che abbiamo voluto fare. E la struttura in tutto il suo complesso è anche uno stimolo al arrampicarsi, al gestirsi lo spazio proprio in maniera divertente, diciamo. Ecco, la tua è una terapia, la tua e quella della tua compagna un pochino, se vogliamo, transitoria, perché durerà solo il tempo del Toccati. Qual è la ricetta per renderla un po' più permanente? La ricetta per renderla un po' più permanente è magari credere proprio al senso stesso dell'agopuntura urbana, e quindi all'idea che non siano solo dei grandi progetti che devono essere potenziati, ma anche dei piccoli interventi che possano migliorare tutto lo spazio urbano nel suo complesso, anche se si parte da dimensioni minime fino alla totalità.